Non sarà un trono quello che nascerà grazie alla strategia della macroregione Adriatico-Ionica, ma un'alleanza, una collaborazione su base progettuale, in funzione della quale bisognerebbe cominciare a ripensarci in un'ottica di cittadinanza adriatica. Lo ha detto questa mattina il presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso in apertura del convegno Il cammino della macroregione Adriatico-Ionica sulle tracce dell'IPA Adriatic, in corso di svolgimento a bordo della fregata maestrale della Marina Militare. La nave, prima di concludere l'ultima campagna della sua vita operativa, dopo circa 33 anni di navigazione, è attraccata al porto di Ortona, dove rimarrà fino a domenica prossima. Una cosa è certa, ha rimarcato D'Alfonso, con la riuscita di questa collaborazione, nulla di ciò che era prima il sistema dei territori bagnato dal mare Adriatico rimarrà tale quale, sia dal punto di vista della vita, della connettività terra-mare, che sotto il profilo del turismo e della tutela dell'ambiente. A fornire un importante contributo in termini di bagaglio di esperienze e di competenze nell'ottica della macroregione è stato il presidente della Giunta regionale delle Marche, Luca Ceriscoli. Le Marche sono qui, ha sottolineato D'Alfonso, dal momento che sono state la prima regione a scommetterci. Non a caso ha proseguito, proprio il pullulare delle idee delle università e del sistema delle imprese ha dato luogo ai primi temi che poi hanno favorito la collaborazione di questa parte dell'Adriatico con quella dell'altra sponda. È interessante constatare, ha ripreso D'Alfonso, come da una vicenda distruttiva come la guerra si sia generato un progetto di questa ambizione e si sia determinata anche una certezza, e cioè che non si può rimanere quelli che eravamo nel Novecento rispetto alle sfide del futuro. Il presidente della Giunta regionale Alfonso, ricordando i numeri della macroregione Adriatico-Ionia, ha fatto anche alcuni commenti, ma i dati sono questi: 9 milioni di bambini fino ai 15 anni di età, 4 milioni di studenti universitari, 37 milioni di persone in cerca di occupazione, 10 milioni di anziani con un PIL complessivo che raggiunge quota 956 miliardi di euro e 110 mila brevetti ed innovazioni. Infine ha ribadito il concetto che le infrastrutture sono ormai ben più lunghe dei confini amministrativi. Ascoltiamo proprio il presidente D'Alfonso. Oggi vivo quest'altra esperienza con il convincimento che lei ha colto, perché sono convinto che il futuro dei nostri territori è un futuro legato al mare Adriatico e anche allo Ionio. L'Europa ci sta spingendo su questo fronte, animando un grande progetto strategico che è quello di mettere insieme i territori bagnati dall'Adriatico e dallo Ionio per fare in modo che insieme possiamo difendere il mare blu, il turismo sostenibile, l'attrattiva anche ambientale, perché dobbiamo difendere anche il nostro ambiente, e poi fare sì che la connettività delle infrastrutture terra-mare sia un programma, un'ambizione che si possa soddisfare insieme, anche perché non è che la lunghezza delle infrastrutture contempli la separatezza di una regione con un'altra o di uno Stato con un altro. Abbiamo un destino comune e dobbiamo dispiegarlo insieme. Tra l'altro oggi non è una giornata neutra, non solo perché siamo qui col Presidente della macro-regione delle Marche, io dico, e anche perché c'è qui il capo dell'autorità portuale di Civitavecchia. Oggi si vota al Parlamento europeo un importante emendamento per il quale noi siamo stati molto fattivi e molto collaborativi, grazie al quale emendamento si estende la connettività delle reti da Ancona a Pescara, a Foggia, a Bari fino a Brindisi. Abbiamo risolto un vuoto che durava da 23 anni. Si poteva fare 15 anni fa, 10 anni fa, 5 anni fa. Entro il 30 di dicembre del 2013 lo abbiamo fatto noi, rimediando a 20 anni di latitanza. Come dire, anche Bruxelles ha capito l'importanza di questo progetto. Ha capito l'importanza di questo progetto e appunto la strategia macroregionale Adriatico-Ionica lo sta a testimoniare, ma soprattutto ha riempito un vuoto per quanto riguarda la connettività delle reti TEN-T. Prima la velocità ferroviaria con la capacità trasportistica si fermava ad Ancona. Con questa opportunità, tra virgolette, normativa, noi veniamo ricompresi nel programma degli investimenti. Da oggi, giorno dell'approvazione dell'emendamento, per i prossimi 2 o 3 anni dobbiamo lavorare per il progetto esecutivo, per il reperimento delle risorse e per fare in modo che ci siano le procedure. Però mai si faceva questo, mai poteva accadere questo. Poiché si è fatto questo, adesso la realizzazione è a portata di agenda, di programma. Presidente, che ruolo eccezionale questa nave.
Io voglio ringraziare la Marina Militare che per la seconda volta ci fa un gesto di amicizia, di cordialità e di vicinanza. Ringrazio il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, il nostro amico Ammiraglio De Giorgi, i suoi collaboratori che ci hanno permesso di essere toccati anche da questa straordinaria nave che ha a che fare con la storia e con l'identità dell'Italia. Io vorrei che Ortona e la portualità abruzzese potesse essere uno snodo per quanto riguarda anche il cammino dei mezzi di prima fila della Marina Militare. Presidente, questi sono i giorni in cui si parla anche tanto della riforma delle regioni che potrebbero essere dimezzate. L'Abruzzo continua a guardare sia le Marche ma anche al Molise. Noi abbiamo un doppio macro regionalismo da portare avanti. Quello europeista su base progettuale che è la macroregione adriatico-ionica, senza troni e senza poteri ma con progetti. E poi abbiamo il macroregionalismo italiano, del quale io sono un convinto sostenitore, non solo perché conosco San Giacomo della Marca di Monte Prandone, vicino San Benedetto del Tronto, che qualche secolo fa teorizzava queste forme di alleanza, ma perché non c'è altra via al mettere insieme le regioni che hanno prossimità, vicinanza e bisogni comuni. Come si fa a provvedere all'approvvigionamento energetico in maniera differente tra noi, le Marche e il Molise? Come si fa l'approvvigionamento ferroviario, infrastrutturale? Come si fa la difesa della costa se non ci mettiamo insieme la difesa anche del mare, dai ferri per esempio, delle piattaforme petrolifere, diciamolo? Se noi siamo insieme ce la facciamo, ma anche per la conduzione di queste formidabili infrastrutture dell'acqua che sono i porti. Io credo ad un disegno unitario e l'iniziativa di Morassut, adesso noi la sottoporremo ai cittadini abruzzesi perché vogliamo spingere in questa direzione. Sono il secondo firmatario di questa iniziativa. Sulla trasportistica si costruisce la cittadinanza. All'indomani dell'approvazione da parte della seduta plenaria del Parlamento europeo dell'emendamento che estende il corridoio Baltico-Adriatico all'intera dorsale appenninica ed adriatica, il presidente della giunta regionale d'Abruzzo, Luciano D'Alfonso, visibilmente soddisfatto, ha voluto ribadire questa mattina in conferenza stampa l'importanza per l'Abruzzo e per gli altri territori inclusi di essere entrati dopo oltre 20 anni nella programmazione delle reti trasportistiche transeuropee. Siamo davanti ad un risultato fondamentale che ci consente di reinserire non solo l'Abruzzo nella giusta posizione, ha esordito il Presidente, ma anche il sud delle Marche, il Molise ed il nord della Puglia. Abbiamo creduto fin da subito nella possibilità di raggiungere questo obiettivo, ha rivelato il Presidente. Quando abbiamo cominciato a frequentare Ivan Jakovic, relatore di maggioranza della strategia della macroregione adriatico-ionica, ritenevamo infatti che la strategia stessa potesse rappresentare lo snodo per penetrare la programmazione europeistica dei trasporti che ha intervalli quinquennali prima di essere rivista. A questo punto può partire la stagione dei progetti, del reperimento delle risorse e delle procedure. Un punto di forza, ha rimarcato D'Alfonso, deriva dal fatto che Rete Ferroviaria Italiana ha dover elaborare le progettazioni che vede molto favorevolmente l'allargamento delle reti. Ascoltiamo il Presidente della Regione. È un emendamento che ci consente come Regione Abruzzo di entrare definitivamente in Europa e nell'Europa che più vale, che è quella delle reti della trasportistica. Noi attraverso l'emendamento votato ieri in seduta plenaria dal Parlamento europeo su nostra richiesta, finalmente possiamo contare di avere, dopo che abbiamo curato i progetti e attivato le procedure, la velocità e la comodità dei trasporti ferroviari e non solo. Cuciremo tutte le opportunità di mobilità che si rinvengono lungo la realtà abruzzese, molisana e pugliese. E finalmente avremo l'allungamento del corridoio che oggi si ferma ad Ancona e domani si porta fino a Pescara, a Foggia, a Bari e a Brindisi. Noi abbiamo lavorato su due corridoi che arriveranno a servire l'Abruzzo con l'offerta di comodità di mobilità che altrove in Europa tutti hanno, studenti, operatori economici, imprenditori, casalinghe. Noi vogliamo che l'Abruzzo si faccia riconoscere per aver guadagnato la stessa qualità di spostamenti che altrove l'Europa riesce a garantire. Come ci siamo riusciti? Lavorandoci, creando dossier, convincendo e trovando adesioni in tutte le formazioni politiche. Ma devo ringraziare qui l'onorevole Massimo Paolucci,
parlamentare europeo che ha preso su di sé, accanto all'onorevole Jakovčić, Giuffrida, Toia, Mercedes Bresso, Tajani, Gardini. Devo ringraziare Gianni Letta, poiché tutti insieme hanno sposato questa importante presa di posizione della Regione Abruzzo, che ha fatto valere sui banconi europei il diritto dell'Abruzzo di avere la copertura della connettività della trasportistica europea. Questo ci porterà benefici sul piano ferroviario. Per esempio, sulla dorsale adriatica finalmente avremo un'offerta ferroviaria caratterizzata da comodità e da velocità. Ma stiamo lavorando anche sulla direttrice Pescara-Roma. Tutto questo rientra ed è possibile poiché finalmente siamo presenti nella programmazione europea dei trasporti, come un bersaglio da raggiungere, come un problema da risolvere. Per 23 anni mai nessuno aveva sollevato questione sul tema dell'assenza totale nella programmazione degli investimenti europei dei trasporti. Presidente, adesso parte la partita del reperimento delle risorse. Okay. Prima delle risorse i progetti, soprattutto i progetti da domani con RFI e la holding ferroviaria. Dopo che abbiamo curato i progetti partiremo con le procedure e il reperimento delle risorse finanziarie. Ma faccio una domanda: si poteva richiedere risorsa finanziaria se non ci fossero stati mai i progetti? E si potevano attivare i progetti se non ci fosse stata la programmazione, cioè il rilievo strategico di importanza che l'Europa e l'Italia dovevano dare anche all'Abruzzo, al Molise, alla Puglia, come lo hanno dato alle Marche, all'Emilia-Romagna? Finalmente noi siamo presenti nella programmazione strategica, comunitaria e nazionale. Per questo lavoro che ha fatto l'Abruzzo, andando in 15 mesi 24 volte a Bruxelles a spiegare le ragioni di questa comprensione, di questo coinvolgimento, di questa presenza, di questo allungamento. Le piccole e medie imprese abruzzesi potranno presentare richiesta di rimborso delle spese per progetti di investimento sostenute nel corso del 2015. È il senso del bando PORFES, che conta su una dotazione finanziaria di 8 milioni di euro, che il vicepresidente con delega allo sviluppo economico Giovanni Loli ha presentato oggi a Pescara. Il bando sarà pubblicato sul Bura telematico venerdì 6 novembre e le domande potranno essere presentate sulla piattaforma informatica della Regione già dalla mezzanotte del 7 novembre. Questo bando, fatto con fondi della vecchia programmazione FERS 2007-2013, ha spiegato Giovanni Loli, rappresenta una novità assoluta, in quanto forse per la prima volta la Commissione europea ha ammesso a finanziamento spese sostenute in data anteriore alla pubblicazione del bando. Le imprese interessate potranno infatti presentare domanda per spese sostenute dal 1 gennaio 2015 fino a 30 giorni successivi alla pubblicazione del bando. Date alla mano dunque, il bando scadrà il 6 dicembre e le imprese potranno fare riferimento al periodo 1 gennaio 6 dicembre 2015. È un riconoscimento a tutti quegli eroi che hanno fatto impresa ed investimenti durante l'anno difficile appena trascorso, ha aggiunto il vicepresidente, così come va sottolineato che gli uffici hanno fatto un bando assolutamente agevole e alla portata delle piccole imprese abruzzesi. Per questo rivolgo un appello a tutto il mondo produttivo e regionale perché si avvalga di questo strumento straordinario con una dotazione finanziaria non secondaria di 8 milioni di euro. Sono ammesse a beneficiare dell'agevolazione del bando di spese per acquisto di macchinari, attrezzature, impianti di valore, realizzazione, software ed hardware esclusivamente dedicati al progetto di innovazione con esclusione dei beni usati, servizi di consulenza ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di innovazione, acquisto di diritti di brevetto, spese relative alla perizia tecnica. La spesa minima ammissibile è 50.000 euro. Il contributo massimo richiesto in termini percentuali non può essere superiore al 50% dei costi ammissibili. Nel rispetto della normativa dell'Unione Europea, in regime di de minimis, a 200.000 euro. Come accennato, sarà una piattaforma informatica a gestire il bando. Gli interessati dovranno ammettere ed immettere la domanda nella piattaforma
e digitalizzare tutta la documentazione a corredo. L'avviso pubblico è a disposizione sul portale della Regione Abruzzo nella sezione Bandi. Ora ascoltiamo il vicepresidente con delega allo sviluppo economico, Giovanni Lolli. Dunque sì, è un FESR, un fondo strutturale 7-13, quindi è la vecchia programmazione. Voi sapete che siamo in ritardo, un ritardo che si è accumulato negli anni, però stiamo intensamente lavorando in modo da distribuire tutte queste risorse e impedire che alcune di queste risorse vengano restituite all'Europa, che sarebbe uno smacco, diciamo, per la nostra regione e per la nostra comunità. Bene, uno dei sistemi che abbiamo trovato non era semplice, è originale, non l'ha fatto nessuno in Italia, è stato complesso anche farcelo approvare dall'Europa, ma alla fine ce l'ha approvato, è il seguente. Siamo sulla linea, diciamo, innovazione per la piccola impresa. Bene, noi mettiamo 8 milioni di euro per finanziare progetti per le piccole imprese abruzzesi, nel limite, si chiama de minimis, quindi fino a un tetto di 200.000 euro, di tutte le attività che queste imprese hanno fatto a partire da gennaio di quest'anno, quindi quelle anche già fatte fino alla fine dell'anno, che possono essere, diciamo, presentate come innovazione. Quindi se hanno acquistato una macchina, che naturalmente facilmente si può dimostrare che ha innovato il processo produttivo, se hanno preso un consulente, insomma tutte le attività che hanno fatto. È un rimborso, noi rimborsiamo fino al 50% in conto capitale, quindi soldi veri, cash, diciamo, è un bando naturalmente, debbono rispondere, ci sono alcune premialità riguardo i giovani, le donne, ma insomma è un bando di 8 milioni, quindi in de minimis stiamo parlando di tanti soldi che possono diciamo, realizzare obiettivi di tante imprese. È giusto fare così, perché noi chi stiamo premiando? Stiamo premiando degli eroi, cioè quelli che in questi anni di crisi, in questi anni di accesso al credito che è diventato per le piccole imprese drammatiche, molta gente è sopravvissuta, è riuscita nonostante tutto, spesso ricorrendo, anzi quasi sempre ricorrendo a proprie risorse personali, a mandare avanti la sua azienda. Ecco, noi distribuiamo 8 milioni di euro in Abruzzo a questo sistema di imprese, credo sia una cosa molto positiva e molto utile. Sapete che nel frattempo è attivo un'altra misura, un altro bando sempre per le piccole imprese, 2 milioni di euro per le reti di queste piccole imprese che, mettendosi insieme, si dedicano soprattutto all'internazionalizzazione. Io invito, tramite voi vi ringrazio di darci questa opportunità, tutto il sistema delle imprese. La misura è stata votata ieri in giunta, verrà pubblicata nel prossimo bollettino regionale il 6, purtroppo si tratta di un sportello, non si poteva fare diversamente, cioè bisogna fare in fretta ad arrivare. L'unica cosa che si chiede naturalmente è il titolo di spesa effettuato, cioè una fattura quietanzata entro l'anno, perché questo lo richiede l'Europa. Io invito tutto il sistema delle imprese, il bando è semplice, a leggerlo, è pubblicato sul Bura, verrà pubblicato sui siti della Regione, andremo in giro per la Regione a cercare di spiegarlo al maggior numero possibile di imprenditori. Io mi aspetto che questi 7 milioni vadano tutti quanti a compimento e insomma diamo un po' di ossigeno della gente che se lo merita. Ci sono dei requisiti precisi? Sì, i requisiti precisi sono quelli di rispondere, diciamo, al bando, quindi ripeto, non è qualunque spesa ammissibile, qualunque spesa può essere in qualche modo riferita all'innovazione. Ora l'innovazione per un'impresa non è solo il prodotto, è anche il processo, quindi bisogna testimoniare, e dopodiché ci sono varie premialità, compreso il fatto che noi tendiamo a premiare chi assorbe meno, ma insomma questo poi nel bando si capisce. Il bando è più semplice di altri, abbiamo cercato di renderlo il più semplice possibile, sempre relativamente alle queste misure europee che hanno in sé un elemento di complicazione. Io mi scuso anzi con i cittadini, perché alla fine quasi parlo un linguaggio che sembra obiettivamente astruso quando si parla di questi bandi, però cerchiamo di semplificarli il più possibile. Ripeto, noi nella prossima programmazione affronteremo problemi in modo più strutturale, soprattutto il problema della piccola impresa abruzzese, che è il problema del credito, che questo è il problema fondamentale. Intanto però già dare un'iniezione di questo genere credo che possa essere un fatto vantaggioso per tutti. Aula consigliare del Comune di Tagliacozzo, ai nostri microfoni Maurizio Di Marco Testa, il primo cittadino di Tagliacozzo appunto. Allora, ci sono novità in vista riguardo cosa?
Novità in vista, diciamo che ecco, abbiamo bellissime notizie, perché in questi giorni, in queste ore si sta aprendo le buste per quanto riguarda sia gli adeguamenti e potenziamento dei depuratori nella Marsica, e Tagliacozzo ha beneficiato di ben circa 2.400.000 euro per l'adeguamento e potenziamento del depuratore che è alle spalle del passaggio a livello. Com'era la situazione prima di questo finanziamento e quali lavori verranno effettuati? Niente, come le dicevo prima, la situazione è che parliamo di depuratore che risale a circa 20 anni fa. Tagliacozzo subisce degli alti e dei bassi, abbiamo un grosso incremento nel periodo estivo, quindi arriviamo a circa 20-30.000 presenze, quindi si commenta da solo per poi scendere. Era altamente inidoneo a quello che è le esigenze del territorio, si parla tanto di ambiente, si parla tanto di inquinamento, penso che è una bella conquista, ma non solo per la città di Tagliacozzo, ma per il territorio in genere, perché vi ho sempre detto il primo impegno di amministratore è quello di conservare l'ambiente migliore di quello che l'ha ricevuto per il futuro dei nostri ragazzi. Il rapporto di causa-effetto con i problemi idrici di quest'estate, le varie ville qua e là per il territorio, c'è oppure... No, io devo dire che non c'è stato nessun effetto. Tagliacozzo l'abbiamo retto benissimo, la grossa richiesta di acqua che abbiamo nel periodo estivo, c'è stato un piccolo rallentamento nelle parti più alte, ma parliamo di rallentamenti perché c'è stata sempre comunque c'è stata sempre l'acqua presso le abitazioni. Anzi, colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che hanno permesso questo di non creare disagio a città di Tagliacozzo, perché è una città che si pregia di esserci di storia, ma soprattutto di turismo. Se viene a mancare l'acqua va da sé quelle che possono essere lamentele per i turisti. Questo assolutamente non si è verificato, anzi ho avuto il piacere di ricevere in comune diversi turisti che sono venuti, che si sono complimentati appunto perché non hanno mai avuto problemi di erogazione di acqua potabile. Quindi ci saranno le grosse migliorie, ma nel recente passato la situazione non era così grave, come dire? No, che non era così grave, diciamo che era una situazione che soffriva, quindi c'era una stretta necessità sia di adeguare che di potenziare. Da 0 a 10 quanto partivamo? Ma beh, non lo so, diciamo che ecco, guardiamo avanti, guardiamo che stiamo riuscendo a potenziarlo, stiamo riuscendo ad adeguare un bellissimo depuratore che sarà innovativo anche per quanto riguarda i lavori che verranno fatti, sarà un controllo elettronico, diciamo un depuratore all'avanguardia e in linea con i tempi. Ripeto, un depuratore che ha fatto il suo decorso, parliamo di circa 20 anni, si sa, muta tutto, mutano anche la tecnologia dei depuratori. Allora, da poche ore è uscito un comunicato e lamenta appunto una certa scarsità di risorse per quanto riguarda questo settore nella Marsica, cioè quello che riguarda gli impianti idrici. Cosa ha fatto Tagliacozzo per forzare la mano? Quali argomenti ha avuto per avere altri fondi superiori rispetto alla media? Ecco. No, diciamo che c'è stata una lunga trattativa, c'è stato un grosso interessamento, ci sono stati diversi colloqui, si è fatto una sinergia anche con gli altri amministratori, si è fatta una sinergia con i tecnici, con gli ingegneri del CAM, sono state messe sul tavolo le diverse esigenze, le diverse richieste, e penso che Tagliacozzo a questo punto, facendo anche un gioco di squadra, aveva i numeri perché potesse avere questo tipo di finanziamento adeguato a quello che è l'esigenza del territorio. Il ruolo del CAM in questa vicenda? Il ruolo del CAM è stato determinante, è stato un ruolo determinato perché, ripeto, sono finanziamenti regionali che verranno gestiti direttamente dal CAM, insomma. Per chiudere, esulo un po' dall'argomento odierno, però ce lo facciamo entrare, ecco, il progetto Marsica, fresco di giornata. Allora, come ha accolto Maurizio Marcotesta questa, come dire, pianificazione? Assolutamente, io dico che quando ci sono delle risorse da portare sul territorio, comunque le accolgo in maniera non positiva ma di più. Sono veramente contento. Diciamo che c'è anche qui, questo progetto Marsica nasce da una sinergia forte, voluta dal sindaco d'Avezzano, ma da tutti i sindaci. C'è stata subito un'intesa, ci sono stati subito degli accordi, delle trattative, un lavoro di squadra. Diciamo che oggi con questa giunta regionale che abbiamo avuto presso la bellissima Villa Torlonia dell'Arsa, è stato posto il primo tassello dove, per dire, se vogliamo risultati sul nostro territorio della Marsa dobbiamo lavorare in squadra. E oggi devo dire abbiamo messo un bel tassello, c'è molto da fare. Io dico, non bisogna stare a fare campanilismi perché questi investimenti vanno fatti nel Fucino, vanno fatti altrove. La Marsica è ovunque, si sta facendo
questo discorso insieme di tutti i sindaci con il comune di Avezzano capofila, bisogna iniziare a lavorare per questa strada mettendo al primo posto quelle che sono le esigenze del territorio. Noi sindaci abbiamo un ruolo importantissimo perché siamo quelli che rappresentiamo il territorio e siamo veramente il front office delle richieste che vengono dal territorio e della comunità, quindi dobbiamo perseguitare e andare avanti per questa strada perché è la strada che se giusta se vogliamo raggiungere gli obiettivi. C'è qualche settore che è stato tralasciato, qualche argomento che andava affrontato e non è stato? No, diciamo non è stato tralasciato nulla, gli argomenti ancora da trattare sono tantissimi, come del turismo. Il turismo ne parleremo adeguatamente perché quando si parla del progetto Marsica io facevo parte anche di questo gruppo iniziale che si parlava di questo progetto dove ci dovevamo interessare dell'area di turistica. Io dico non tutto si può avere subito, bisogna lavorare ancora su più punti, ancora su più aree comuni più piccoli che possono avere una grossa loro importanza. Anche il governatore Luciano D'Alfonso ha fatto un tratto di quello che potessero essere le cose turistiche importanti, ne ha tralasciate tantissime, ma capiamo benissimo, non è che in una giunta si possono toccare tantissimi argomenti, sta a noi sindaci fare sinergia, far sì che le bellezze e le eccellenze della Marsica potessero emergere con un gioco di squadra. Ben 138 aziende espositrici, almeno una dozzina di eventi a Casabruzzo nel quartiere generale di Brera, 6 incontri con giornalisti specializzati nei settori viaggi e turismo, natura ed enogastronomia, diverse iniziative organizzate dai poli di innovazione, eventi a cura di associazioni culturali abruzzesi, comuni e GAL, spettacoli all'interno della settimana del protagonismo, presentazioni di iniziative editoriali, concerti ed eventi fuori Expo. Gran finale, lo spettacolo dell'attore comico Gabriele Cirilli. Tutto questo è stata la partecipazione della Regione Abruzzo all'Expo di Milano, curata dalla società in house Abruzzo Sviluppo e supportata dalle 3 università per la progettazione, la logistica e la parte tecnologica. Nei 180 giorni di presenza all'Expo di Milano, l'Abruzzo è diventato mondo. E quella di farci conoscere e di aprirci al mondo era proprio la meta che come Sistema Abruzzo ci eravamo prefissi di raggiungere alla vigilia di questo storico evento che è stata l'esposizione universale. Così il consigliere regionale delegato Camillo D'Alessandro questa mattina a Pescara nel corso della conferenza stampa in cui è stato tracciato il bilancio della partecipazione ad Expo 2015. Missione compiuta, rivela D'Alessandro, visto che ci sono stati riscontri positivi sia a Milano con Casa Abruzzo sia all'interno di Expo con varie iniziative sia nelle diverse location dove abbiamo organizzato eventi che hanno avuto rilevanza nazionale ed internazionale. Ora siamo in cammino, ha proseguito, per fare in modo che questa regione diventi a tutti gli effetti destinazione turistica. Inoltre ha aggiunto, dal momento che questo modello organizzativo si è rivelato vincente, possiamo adottarlo per affrontare altre impegnative sfide come quella del Giubileo, che anche se si tratta di tutt'altro evento. Ma ascoltiamo il consigliere regionale delegato Camillo D'Alessandro. Presidente, ingredienti naturalmente importanti, quelli che potranno servire a promuovere la nostra terra oltre l'Expo, un'eredità insomma positiva. Ma noi abbiamo innanzitutto un grande lascito da questa esperienza, che la nostra regione non è condannata a fare piccole cose, ad avere piccole ambizioni, la nostra regione può essere mondo. Noi lo siamo stati per 6 mesi all'Expo, siamo stati mondo perché abbiamo incontrato il mondo, ci abbiamo parlato, ci siamo presentati e quando l'abbiamo fatto abbiamo generato meraviglia, interesse, attenzione. Tant'è vero che uno studio ultimo commissariato proprio a Milano dice una cosa che è straordinaria. Tra quelli che sono venuti a Milano città e dentro l'Expo e che hanno incontrato le varie manifestazioni, noi siamo nella top 5, siamo la quinta regione più gradita tra quelli che sono venuti a Milano a visitare l'Expo, cioè siamo quelli che siamo piaciuti di più nel mondo come regioni e poi c'è una classifica dei padiglioni, ciò significa che siamo riusciti a cogliere l'obiettivo e l'abbiamo fatto grazie ad una straordinaria capacità di fare sistema in Abruzzo. Le università, i giovani delle università, i poli, le categorie, le associazioni, tutti quanti hanno lavorato come se stessero lavorando per la più grande cosa che c'era sul tappeto ed è stata la più grande cosa, irripetibile. Oggi però non dobbiamo
fermarci qui, cammino intrapreso, ci saranno altri eventi, altre occasioni internazionali a partire dal Giubileo dove l'Abruzzo ci sarà. Ecco, una domanda un po' curiosa, noi abbiamo un prodotto di eccellenza in questa terra, sono gli arrosticini, come mai non si riesce dopo tanti anni e ci sono impegnati in diversi ad avere un marchio per questo prodotto? Perché ancora non è successo? Noi siamo al lavoro perché c'è una burocrazia, ci sono leggi molto complicate e ce le abbiamo solo noi, però ci sono delle copie altrove e quindi dobbiamo in qualche maniera riuscire a blindare il nostro prodotto e lo facciamo dentro una normativa che non è sempre, come dire, a favore della genuinità e della verità di chi fa cosa. Tuttavia è un cammino che noi abbiamo intrapreso. L'Abruzzo, chiaramente raccontata all'Expo, non era e non è solo l'arrosticino, non era e non è solo la nostra tradizione, ma abbiamo presentato tante innovazioni, perché noi siamo l'Abruzzo delle grandi tradizioni ma anche della grande innovazione. Noi abbiamo il Gran Sasso Institute, abbiamo tre università, abbiamo i poli di innovazione, abbiamo 700 ettari a parchi e riserve, 700.000 ettari a parchi e riserve, abbiamo 130 km di costa, insomma abbiamo cercato di raccontare l'Abruzzo così, e questo Abruzzo a portata di mano, dal mare alla montagna, ce l'abbiamo veramente solo noi.